La protesta anti-rom di un gruppo di studenti organizzati dall'estrema destra davanti a una scuola nella periferia nord di Roma. I bambini del vicino campo nomadi che per paura disertano le aule. La vita difficile di chi si trova a lottare contro il degrado e i pregiudizi. 6 milioni di persone in Italia vivono in povertà. Oggi in tutto il paese è in corso la giornata della colletta alimentare. 130.000 volontari in 10.000 punti di vendita sono impegnati a raccogliere le donazioni per gli indigenti. Si spera di poter distribuire 45.000 tonnellate di cibo. 50 sindaci della Basilicata decisi a impugnare la legge sblocca Italia davanti alla Corte Costituzionale. Si oppongono alle trivellazioni petrolifere nella loro regione che sostengono mettono a rischio ambiente e coltivazioni agricole. Il movimento No Trivelle manifesterà il 4 dicembre a Potenza, dove il governatore del PD Pittella dovrà invece spiegare i vantaggi per la regione del programma di ricerche petrolifere. Per una pattinatrice cadere fa parte del gioco, ma per Carolina Costner il gioco si è trasformato in dramma. L'accusano di favoreggiamento e omessa denuncia per aver protetto il fidanzato, il marciatore Alex Schwarzer, che assumeva regolarmente sostanze dopanti. Una colpa d'amore che l'antidoping del CONI non sembra aver intenzione di perdonare. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti al TG Cronache. TG Cronache che iniziamo tornando sul caso ieri a Roma, in una periferia nord di Roma, a Torre Vecchia, di una manifestazione organizzata da un gruppo di militanti dell'estrema destra che di fatto hanno impedito a un gruppo numeroso di bambini di bambini rom del vicino campo rom di raggiungere le loro scuole. Un fatto gravissimo. Lo ha definito il Campidoglio. In serata ieri invece i militanti dell'estrema destra hanno smentito questa circostanza. Quello che racconta però, che ci racconta anche questo caso, è di una situazione, ve la stiamo raccontando, difficile nelle periferie italiane. A Roma negli ultimi episodi, Tor Sapienza, l'Infernetto, si registrano appunto situazioni particolarmente difficili di degrado. In questo caso specifico c'è stata anche la paura di questi bambini, c'è sicuramente la difficoltà dei quartieri che convivono coi campi rom e poi c'è qualcuno che soffia sul fuoco. E allora noi questa mattina siamo proprio tornati in questo quartiere a Torre Vecchia per vedere che cosa sta succedendo. Iniziamo. All'ingresso di questo cancello si sono raccolte circa 200 persone, studenti ma anche giovani venuti da fuori, dice la questura. Molti militanti di estrema destra, da qui entrano i ragazzi del quartiere che vanno nelle tre scuole superiori della zona, il Tacito, il Cartesio, il Luxemburg e il Domizia Lucilla, complessivamente più di 1000 studenti. Ci sono i ragazzi del quartiere Montemario, periferia nord di Roma, e quelli che abitano nei container del campo nomadi di Cesare Lumbroso. 150 persone originarie dalla ex Jugoslavia, di Tai da decenni. Chi ha meno di 25 anni ha sempre vissuto in questo quartiere, frequentano gli stessi bar, le stesse gelaterie. Ieri però i giovani vicini a Casa Pound e a blocco studentesco estrema destra hanno prima tentato di fare un corteo, ma la polizia li ha fermati. Allora hanno improvvisato un picchetto, hanno bloccato il flusso degli studenti per convincerli a manifestare con loro in difesa del quartiere, una protesta che di fatto ha bloccato l'uscita dei minori di questo campo nomadi, che si sono sentiti verbalmente aggrediti e minacciati pesantemente e di fatto non sono potuti andare a scuola. Ad accorrere subito il presidente del municipio, che vive sulla sua pelle la difficoltà di armonizzare la convivenza tra il quartiere e il campo nomadi, combattere gli episodi di illegalità e al tempo stesso le resistenze di chi percepisce l'insediamento nomade come un corpo estraneo. Ho assistito personalmente al picchetto dell'estrema destra e ho ascoltato linguaggi e toni di una violenza e di una aggressione verbale che immaginavo davvero lontane nel tempo dal nostro territorio. 40 anni fa qui i residenti vivevano nelle baracche, al loro posto sono nate le case. 10 anni dopo l'amministrazione ha eliminato tutti gli insediamenti abusivi rom e al loro posto ha creato il campo nomadi. Negli anni poi la periferia è stata inglobata nella città, le linee autobus e la metropolitana hanno fatto il resto. Oggi Montemario è un quartiere che non ha grossi problemi di convivenza o disagio sociale. A creare tensioni sono la disoccupazione e la crisi economica, come accade in ogni angolo del paese. I manifestanti di estrema destra hanno denunciato il lancio di sassi da parte di nomadi verso gli studenti, molestia a chi frequenta la scuola. Ma quando sono accaduti questi episodi?
dal colloquio con la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Polizia Locale e le dirigenti scolastiche non risultano denunce, ovvero segnalazioni di fatti di aggressione da parte dei Rom ai danni degli alunni delle scuole di Roma Nord. I nomadi la domenica organizzano davanti a questo mercato un loro mercatino abusivo con oggetti che alcuni definiscono rubati. Ogni volta i vigili cercano di mandarli via, ma anche qui non ci sono mai stati scontri tra venditori. Un problema reale c'è ed è quello dei roghi tossici, per il quale in tempi non sospetti ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica per verificare colpevoli e responsabilità in un danno, il disastro ambientale contro ignoti. Si vede proprio la fumera nera che arriva, quindi bisogna chiudere le finestre assolutamente. Credo ci sia una precisa volontà politica della destra nella nostra città, nel nostro paese, di ricreare tante piccole torsapienza soffiando sul fuoco della paura. È lo stesso copione che ormai si sta verificando in tante periferie romane, le proteste dei residenti facili da strumentalizzare che rischiano di incendiare contesti dove già esistono motivi di tensioni sociali. Allora, lo abbiamo visto, periferie romane che vivono in situazioni di degrado e di povertà, un tema però che non riguarda soltanto le periferie romane ma tutto il paese. I dati ci dicono che 6 milioni di persone vivono in povertà, un italiano su 10. Proprio per questo è necessario aiutare chi ha bisogno e oggi è la giornata della colletta alimentare, un appuntamento arrivato alla 18esima edizione e noi coinvolge più di 11.000 supermercati. Noi ve la raccontiamo così. Un'iniziativa che riporta la realtà del nostro paese ed è una realtà drammatica. Un italiano su 10 è in stato di povertà, un fenomeno che continua ad aumentare, complici la mancata crescita economica e la disoccupazione. Ed ecco che la giornata nazionale della colletta alimentare diventa ancora più importante. A spiegarlo il ministro per l'agricoltura Martina, che ha scelto uno dei tanti ipermercati di Roma. Tanto grazie ai volontari che oggi animano questa straordinaria giornata di solidarietà. Il governo è in campo, 5 milioni di euro investiti nella legge di stabilità per il fondo indigenti e un programma europeo che da qui al 2020 ci porterà a rafforzare i bandi. 45.000 tonnellate in distribuzione proprio in questi giorni. Un pacco in meno nel carrello della spesa per un aiuto in più a chi ne ha bisogno, biscotti, olio, farina e tanti prodotti per l'infanzia. I volontari continuano a riempire cartoni, decine e decine di scatoloni che poi andranno svuotati per distribuire la merce a seconda dei generi alimentari. Un aiuto concreto per le circa 9.000 mense e strutture della Caritas che assistono 2 milioni di persone in Italia. Un'emergenza che dura tutto l'anno, ma la giornata del Banco Alimentare è l'occasione per aiutare coloro che non hanno la possibilità di acquistare nemmeno i beni essenziali. Io ho un reddito basso e mi danno il pacco ogni 15 giorni in chiesa. Io ho portato tutti i documenti, tutto a posto. Quanto prende, signora, il mese lei? 600 di pensione, paga la luce, il telefono, il gas e la pigione. Non mi posso fare manco un paio di scarpe, tengo tutti i scarpe rotte, vedo? Questo l'ho preso in chiesa, queste scarpe, perché questa me l'ha regalata una signora, perché non me ne posso fare niente. Si stima che almeno 45.000 tonnellate di alimenti verranno consegnate nei centri di assistenza per i poveri, quasi triplicati dal 2007, quando erano quasi 2 milioni e mezzo, oggi più di 6. E se la crisi colpisce anche chi in passato non aveva difficoltà economiche, la risposta dei cittadini non si è fatta attendere. Signora, lei sta offrendo delle cose per il Banco Alimentare? Sì, l'ho sempre fatto, sì, bene. La trovo un'ottima iniziativa, veramente bella. Anche in un momento di crisi come questo? Probabilmente a maggior ragione. Purtroppo c'è sempre chi sta peggio di noi, questa è la realtà, per cui non costa fatica, devo dire la verità. A bussare alle porte della Caritas molti immigrati, ma anche tanti italiani perché il loro stipendio non basta o semplicemente non c'è più. Famiglie, ma anche padri separati o madri senza un compagno. Per loro oggi si può compiere un gesto di solidarietà nei 10.000 punti vendita in Italia, ma si può offrire un contributo donando 2 o 5 euro al Banco Alimentare chiamando il numero 45504.
La vicenda delle firme false adesso. Ieri a Milano è stato condannato a 2 anni e 9 mesi l'ex presidente della provincia Guido Podestà per le oltre 900 firme false necessarie alla presentazione del listino per Roberto Formigoni, erano le regionali del 2010. Il primo pensiero lo rivolge ai suoi figli, all'insegnamento di credere nella giustizia. E questo episodio non conforta questa tesi, dice Guido Podestà ai giornalisti nella sala stampa del Tribunale di Milano, pochi minuti dopo la lettura della sentenza di primo grado e la condanna a 2 anni e 9 mesi per falso elettorale. La vicenda è quella delle 926 firme false depositate a sostegno del listino di Roberto Formigoni e del PDL per le elezioni regionali del 2010. Lo stesso in cui è stata inserita all'ultimo momento Nicole Minetti, l'igienista dentale condannata a 3 anni in appello nel processo Ruby Bis sulle notti ad Arcore. Oltre a Podestà, che allora era coordinatore regionale del Popolo della Libertà, sono stati condannati per falso in materia elettorale 4 ex consiglieri provinciali del PDL che avevano autenticato le firme. Più di 900 persone chiamate a testimoniare durante il processo non hanno riconosciuto la propria firma apposta accanto al loro nome nelle liste elettorali a sostegno di Formigoni del PDL. Erano stati gli esponenti del Partito Radicale Milanese, la cui lista era stata esclusa dal TAR, a denunciare pochi mesi dopo le elezioni che hanno portato per la quarta volta alla vittoria Formigoni alla guida della regione, le errate modalità di acquisizione delle firme. Il presidente della provincia Podestà, ormai in scadenza di mandato, accusa Clotilde Strada, l'allora responsabile PDL per la raccolta firme, diventata poi la segretaria della consigliera Minetti. Strada, anche lei imputata ma uscita dal processo con un patteggiamento, ha cambiato versione 3 volte, dice Podestà, la sua parola vale più della mia. Podestà accusa anche il procuratore aggiunto Alfredo Robledo, che a suo giudizio non ha indagato a sufficienza in fase istruttoria. Per il presidente della provincia la procura aveva chiesto una condanna a 5 anni e 8 mesi di carcere per falso ideologico. Devo dire che in questo processo in qualche modo a me sembra paradigmatico, sia per la superficialità dell'azione di ricerca della verità fatta dalla procura, sia perché a me sembra che vi sia stato comunque, ma lo dico dimostrando le cose, un preconcetto che è stato quello che quella sera esistesse una situazione di emergenza. C'era anche il procedimento a carico di Podestà tra i motivi di scontro tra il procuratore capo di Milano Bruti Liberati e l'aggiunto Robledo. Per questo la difesa di Podestà aveva chiesto, senza riuscirci, di trasferire a Brescia il processo per legittimo sospetto. È chiaro che questa sentenza ha un peso anche nel conflitto interno su chi aveva ragione e chi aveva torto. È tutto in questo fascicolo, un ebook consultabile gratuitamente online, che Guido Podestà riassume i principali passaggi del procedimento a suo carico. Il processo di Robledo contro Podestà, autore Joseph K., come il protagonista del surreale romanzo di Frank Kafka, sulla vicenda giudiziaria di un impiegato che viene accusato, arrestato e processato per motivi misteriosi. Falsità delle liste, dice il giudice durante la lettura della sentenza, significa in teoria che la giunta Formigoni ha governato illegalmente perché è eletta con liste irregolari. Ormai c'è un'altra amministrazione in Lombardia, così come è cambiata quella del Piemonte per una vicenda simile di firme false presentate a sostegno di una lista per il leghista Roberto Cota. In Piemonte è toccato al Consiglio di Stato annullare le elezioni regionali del 2010 facendo decadere la giunta Cota un anno prima della scadenza. La scorsa primavera le elezioni anticipate il nuovo presidente, Sergio Chiamparino. Adesso parliamo di un'altra regione, la Basilicata, dove da settimane la popolazione ha fatto un fronte comune e protesta contro le trivellazioni previste dal decreto Sblocca Italia. A guidare queste proteste ci sono i sindaci che si preparano per una manifestazione prevista per il prossimo 4 dicembre. Etichettati come comitatini nati dalle proteste di quartiere, ora sono fiumi in piena. Capofila 50 sindaci della Basilicata chiedono di impugnare la legge Sblocca Italia davanti alla Corte Costituzionale. Nel dire no alle trivelle sono accanto agli studenti, agli ambientalisti e soprattutto agli agricoltori e saranno in tanti il 4 dicembre a Potenza mentre il governatore Marcello Pittella spiegherà in regione le ricadute e gli effetti dello Sblocca Italia. Articolo 38, nuove trivellazioni. Una legge impugnata in Sicilia, Campania e in altre regioni non solo del sud che non accetteranno di essere sollevate dalla competenza in materia. Queste sono delle cicorie per uso domestico, però a me mi fa paura mangiarle
perché non so quanta radioattività c'è nell'interno e quanti metalli pesanti presenta questa pianta. Noi abbiamo scoperto, per quanto riguarda l'alluminio, è forte nell'interno dei nostri terreni, e l'alluminio ne deriva dalle bactite che usano per la trivellazione del piano Valdagri. È di questi giorni l'allarme radioattività in Val Basento, sotto accusa gli scarichi delle lavorazioni petrolifere e gli impianti del Tecnoparco, dove vengono raccolti i reflui del petrolio. ARPAB ha certificato che le acque che vengono da Viggiano, quindi sono le acque di deiezione, sono acque radioattive, per cui Tecnoparco non è abilitata a bonificare queste acque. Dal momento che non viene depurata, perché la radioattività non può essere depurata, tal quale viene sversata all'interno del fiume Basento. Prima di parlare di articolo 38, prima di parlare di trivellazioni, è necessario che chi sta ai vertici deve venire in questa terra. 580.000 persone siamo in Basilicata, pochissima gente, ma questo non deve autorizzare chi che sia a farne la discarica italiana. Secondo lei nuove trivellazioni non porteranno ricchezza? Allora, assolutamente no. Come queste trivellazioni hanno portato ricchezza? Secondo l'ARPAB, la radioattività nei pressi del Tecnoparco non supera i limiti ammissibili, ma intanto l'impianto è stato chiuso per un mese in vista di nuovi controlli e da giovedì scorso per 3 giorni in Val Basento, a Ferrandina, Miglionico e Pomarici, è stato imposto il divieto di bere l'acqua del rubinetto perché contaminata. Ad affermare il primato dell'acqua sul petrolio sfila la rete Appulo Lucana Salva l'Acqua, in difesa della grande riserva idrica del lago Pertusillo, che alimenta il 65% delle utenze pugliesi, oltre a quelle della regione, un invaso soggetto a picchi di inquinamento. Nei 2 invasi di Marsico Nuovo e del Pertusillo sono presenti idrocarburi totali e sia nei sedimenti che nelle acque li abbiamo trovate in concentrazioni superiori ai limiti di legge che abbiamo preso come riferimento. Con lo sblocca Italia la Basilicata rischia di passare dal 20% del territorio interessato alle estrazioni all'80%. Matera, capitale europea della cultura 2019, siamo tutti entusiasti di questo, però avrebbe il primo pozzo a poco meno di 20 km da qua. In Basilicata l'agricoltura e il turismo c'è soltanto. Cioè, se ci tolgono anche questo, possiamo anche emigrare. Ma il caso politico della settimana è sicuramente la bufera, il Movimento 5 Stelle, le dichiarazioni di Beppe Grillo, il direttorio, le espulsioni. Allora, vediamo come ce le ha raccontate Crozza nel suo Paese delle Meraviglie. Non basto più, me ne vado, la base mia, mollato, ora nel movimento c'è un certo malcontento, i vaffa adesso arrivano tutti a me. Pensaci tu, vai Di Maio, ti lascio il blog, davvero, mi sento un po' stanchino, mi son rotto il velino, sulla panchina adesso siederò. Guarda che animali meravigliosi, sti piccioni, vedi? Guarda che spettacolo. Benin, ci dai, c'hanno un becco, c'hanno 2 piume. Benin, non pretendono rimborsi elettorali. Sì, sono molto carini, molto, molto carini. Ma che cazzo dici? Cosa sono? Carini cosa? No, prima che... il piccione è un animale terrificante. No, è un uccellaccio macio che ti caga in testa, ti viene una mononucleosi. Che cazzo? No, ma appena detto che sono... Benin, ma i piccioni, ma secondo te un piccione ha mai dato Rifkin? Non lo so, no. Prima gli do da mangiare io, gli dai da mangiare tu, allora è la stessa cosa, non ne frega un cazzo. Prima andate via, siete vecchi! È una guerra! Casaleggio diceva sempre: il Movimento 5 Stelle come scatole di cioccolatino, non sai mai chi ti manderà a fanculo. Il cioccolatino? No, grazie. Benì, avevo creato una democrazia perfetta, porca puttana! Io stavo a casa a Sant'Ilario col mio computer, tutti mi scrivevano, proponevano, niente riunioni,
Belin, le decisioni le prendevo io, era fantastico. Forse era un po' poco democratico. Ma che cazzo dici? Belin, era un sistema perfetto. Ah, no, no, perché... Belin non costava niente, non c'avevamo saloni, uffici. Sì, sì, sì. Non c'avevamo appartamenti comprati coi soldi dei contribuenti, certo, Belin. Sì, sì. No, ma infatti non era male come... come cosa? Ma che cazzo dici? No, no, l'ha detto lei che era una... donna. Quale democrazia, Belin? Migliaia di invasati che si interfacciano con un mitomane di Sant'Ilario davanti a un computer. Belin, se gli chiedi a Spielberg di farci un film, ti dice, Belin, ma questa è fantascienza troppo estrema, Belin. Ma io faccio una vita, giorno e notte, sono lì a espellere gente. È vero, sì. Ma io devo stare sempre in casa a guardare la televisione, che appena mi distrago un attimo, ci sono sti bastardi che ci fanno intervistare. No, ma non esageri adesso, cioè, non è che... Ma tu che cazzo ne sai di come vivo io? Vabbè, e adesso però cosa... Ho fatto un passo indietro. Ah. Scelto 5 ragazzi meravigliosi che porteranno loro avanti il movimento. Certo. Li ho scelti democraticamente. Certo. Li ho scelti che sono tutti contenti. La stanno contestando. Va bene, mi stanno contestando. Ma è giusto. Lì si devono esprimere. È la democrazia. Ma cosa c'è? Cosa volete? Cosa c'è? Dovevamo scegliervi noi con una votazione in rete. Rete! Ma la volete capire che la rete è morta? La rete è morta? La rete è morta. Ah. Siete ancora ancorati alla rete. Oggi il futuro sono i piccioni. Che cazzo di... I piccioni. I piccioni viaggiatori, no? Belin, ti portano la notizia in un attimo. Ma guarda che meraviglia. Non parlano, non vanno su internet, non ti contestano. Sì, sì. Posso decidere tutto io. Sì, però, scusi, non ha detto che faceva un passo indietro? Ma che cazzo dici? Io sono un megalomane! Mi ci vedi a casa a dare l'acqua ai gerani? No, ma... Dobbiamo fondare un nuovo movimento. Lo chiamiamo Movimento Cinque Penne. Ma no, no. Organizziamo subito il piccione dei. No. Perché ricordatevi, uno vale uno. Ma no. È una figata! E adesso il caso di Carolina Kostner, quelle bugie dette forse per amore per la procura antidoping del CONI in realtà sono reati, omessa denuncia e favoreggiamento nei confronti dell'ex fidanzato Schwarzer, e appunto la procura antidoping ha chiesto per lei 4 anni e 3 mesi di squalifica. Era accaduta altre volte, ma ora è diverso. 4 anni e 3 mesi di squalifica la richiesta dell'antidoping del CONI per Carolina Kostner. L'accusa è favoreggiamento e omessa denuncia. La colpa, aver mentito per amore. La storia è ormai nota e gira intorno a una data precisa, il 30 luglio 2012. Mancano pochi giorni alla partenza per Londra, Olimpiadi 2012. Gli ispettori della WADA, l'agenzia antidoping mondiale, bussano alla porta del rifugio di Oberstdorf di Carolina Kostner e del suo fidanzato, il marciatore Alex Schwarzer. Chiedono di lui, deve sottoporsi al controllo antidoping. È lì che nasce la colpa. In casa non c'è nessuno, Alex non è qui, è a Racines, dice Carolina. È la prima bugia, seguita poi da altri. Carolina nega che quella parcheggiata davanti alla casa sia l'auto di Schwarzer. Telefona al fidanzato in modo che gli ispettori possano parlargli direttamente e prendere un appuntamento per il giorno dopo a Racines, dove si svolgerà il fatidico controllo al termine del quale Schwarzer risulterà positivo all'EPO. Ora sappiamo che non andò così. Perché Alex Schwarzer quella mattina si trovava in casa, come ha ricostruito l'indagine della procura di Bolzano attraverso l'esame delle celle telefoniche dei cellulari dei due. Eccola allora la colpa di Carolina Kostner, aver mentito per amore. Per un uomo che paradossalmente ha costruito la sua carriera sportiva sulla menzogna. Il marciatore dal volto antico che consumava fatica. Sembrava uscito da una fiaba, Alex Schwarzer, lui e Carolina, una bella coppia d'oro, la voglia di normalità, l'impossibilità di esserlo. Alex Schwarzer 2 anni dopo ha ricostruito quel giorno maledetto davanti all'inquirente, ritrovando improvvisamente la memoria smarrita. Non potendo più negare l'evidenza, ammettendo che lui quella mattina era in casa e Carolina sapeva. E allora i ruoli si sono ribaltati, manco fosse lei la dopata. Carolina Kostner viene convocata dalla procura antidoping del CONI il 16 settembre. Deve rispondere alla domanda perché quel giorno ha mentito. Carolina fornisce una nuova versione che questa volta coincide con quella ricostruita dagli inquirenti di Bolzano. Ma è soprattutto la prova delle bugie dette prima. Il resto è storia di oggi. Era caduta tante volte, rialzandosi sempre, ma un conto è farlo su una pista di ghiaccio, un altro nella vita. Successe alle Olimpiadi di Torino nel 2006, a quelle di Vancouver, Canada 2010.
Dissero che era finita, spacciata, un voto a perdere. Non sarà mai una grande campionessa, sentenziò l'allora presidente del CONI Gianni Petrucci. Ad appena 23 anni sembrava finita, affondata, pariva la disgrazia dello sport italiano, che di lei non sapeva più cosa farsene. Miss caduta, poteva anche uscire di scena. Invece Carolina è tornata a pattinare sul ghiaccio, a invertire il corso di una carriera con una sola arma, quella vera, del talento. In questi anni ha regalato emozioni, vincendo titoli mondiali e medaglie, l'ultima, la più bella, soltanto pochi mesi fa, alle Olimpiadi di Sochi, dove conquistò il bronzo. Dove danzò in modo perfetto, sognando l'addio meritato, l'uscita di scena in punta di piedi come le grandi star. E invece non succederà. C'è la pubblicità adesso, ci fermiamo, torniamo tra poco. Sono le 14.33, eccoci di nuovo in diretta. Allora, non ci sono aggiornamenti. Io vi ricordo, come sempre, il nostro telegiornale stasera alle 20, il nostro sito tglasette.it e l'appuntamento domani alle 14, sempre col TG Cronache. A voi tutti, buona giornata.